molto vicine. Oggi vorrei cercare almeno di fare un video, una sorta di video tecnico dove vi volevo parlare dei pigmenti. Allora, pigmenti a polvere libera o detti anche ombretti a polvere libera o ombretti minerali, quindi ci sono vari modi per chiamare i pigmenti, che solitamente che cosa sono, che differenza c'è tra il pigmento classico e un ombretto. Molti di voi mi hanno chiesto di fare questo video e io ho voluto farlo perché in realtà avevo bisogno di fare un po' anche io qualche ricerca, perché mi trovo molto spesso a doverli utilizzare, soprattutto ultimamente, sia per lavoro che anche proprio per truccare me stessa. E diciamo che come primo approccio a volte possono un po' spaventare, un po' come la storia dell'ombretto cotto che vi avevo fatto un video che trovate qua, dove serve magari un pochino più di manualità per l'applicazione, a seconda che voi vogliate farla asciutta o vogliate farla bagnata, quindi l'effetto avete visto che in quel video cambiava molto. Volevo fare questo video perché comunque i pigmenti non erano una cosa che amavo particolarmente, però ultimamente diciamo sono entrati a far parte della mia vita, come della vita di molte di voi, perché in giro se ne trovano moltissimi, addirittura Kiko li ha inseriti come ultima collezione, Neve Cosmetics ne fa tantissimi in tutte le collezioni che escono praticamente ogni 2 o 3 mesi, e MAC è stata la penso la prima in assoluto a produrli e distribuirli in Italia, almeno per quanto riguarda noi. Inglot l'ho scoperta poco fa e anche loro ne hanno veramente di belli, addirittura ne hanno alcuni che cambiano addirittura colore e dopo ve ne mostrerò uno. Volevo mostrarvi un po' quelli che ho io, i più belli, quelli che mi piacciono di più, magari consigliarvene anche qualcuno e spiegarvi un attimo come mi muovo quando li utilizzo. La cosa che solitamente mi viene detta più spesso è che il lato negativo dei pigmenti è che quando si usano, soprattutto con l'utilizzo asciutto, cadono completamente sotto all'occhio, quindi ci si sporca, soprattutto poi se si utilizzano pigmenti molto colorati o molto scuri, quindi succede che molto spesso poi si va a rifare la base. Suggerimento numero 1. Allora, cosa faccio io quando decido di utilizzare un pigmento asciutto? Allora, quasi mai utilizzo pigmenti asciutti. I pigmenti hanno vari utilizzi e adesso li vedremo. E il primo tra tutti è ovviamente l'utilizzo sugli occhi. A differenza degli ombretti normali, ha una pigmentazione molto molto più intensa, quindi una resa completamente diversa. A seconda comunque anche che venga utilizzato come per gli ombretti cotti, anche in questo caso bagnato asciutto, vi dà una performance diversa. Quindi asciutto sarà molto molto più, cioè nel senso di asciutto intendo quindi non bagnare il pennello, bagnare la superficie sulla quale si va a lavorare il pigmento. L'applicazione asciutta, quindi l'applicazione diretta del pigmento senza particelle liquide, è più tenue, invece quella del pigmento comunque bagnato, quindi reso un po' cremoso, è comunque molto più intensa. Come abbiamo visto appunto per il discorso degli ombretti cotti. Ci sono vari utilizzi, si possono utilizzare, quindi dicevo, per gli occhi, si possono utilizzare anche per il viso, quindi nel caso ad esempio di Neve Cosmetics fa tantissimi blush. E si possono utilizzare anche per le labbra. In questo caso io indosso un lucido che ho creato con un lucidalabbra trasparente e un pigmento blush che poi ho utilizzato sulle labbra. Vedrete comunque il video che metto qua più avanti. Si possono utilizzare sugli occhi, utilizzo classico, e si possono utilizzare anche come smalto, quindi con un normalissimo smalto trasparente si fa praticamente lo stesso identico procedimento del gloss, si uniscono allo smalto trasparente e successivamente vi verrà fuori uno smalto con un colore magari molto particolare che desideravate tanto avere come smalto, che però non avete in realtà. Quindi hanno tantissimi utilizzi, quindi
vi potete divertire a fare varie prove. Ne esistono di tantissimi tipi, ci sono quelli iridescenti, quelli opachi, quelli madreperlati, quelli con i glitter. La cosa bella dei pigmenti è che si possono mescolare tra loro, quindi se un colore vi sembra troppo spento, troppo opaco, troppo iridescente o comunque non vi convince, potete anche mescolarli tra loro, anche se non fanno parte della stessa casa cosmetica. La cosa importante, indipendentemente che si usino asciutti o bagnati, secondo me è una buona base. Nel mio caso, sapete, uso quella di Urban Decay, quindi è un tipo di prodotto che mi sento di consigliare perché lo uso da tantissimo, e però sono ottime anche altre basi, quindi insomma indipendentemente dalla base che avete e con la quale vi trovate bene, va benissimo. L'altra domanda che mi è stata fatta è la differenza tra le varie lozioni o comunque soluzioni che si possono utilizzare per bagnarli. Allora, in realtà non c'è una grandissima differenza, credo, anche se in realtà mi sono fatta prendere più volte dal fatto che ero convinta che in realtà questa differenza ci fosse. Allora vi mostro le principali soluzioni barra acque che io utilizzo per bagnare i pigmenti. Allora, la prima, la più economica in assoluto, che è facilmente reperibile, è l'acqua termale, che sia di Avène o che sia di Roche-Posay, che sia, ne avevo presa una al Cosmo Prof, che là dietro, ora ve la mostro, cioè confezione gigante, l'avevo pagata tipo 5 euro e questa l'ho usata tantissimo quest'estate anche proprio per idratare il corpo. Quindi acqua termale la trovate ovunque, costa poco, cioè costa relativamente poco a seconda anche di quale prendete. Fix Plus di MAC, allora l'ho finito e ricomprato, ha tantissimi utilizzi, serve per fissare il trucco, serve per idratare la pelle inizialmente, ai corsi MAC lo usano all'inizio, c'è chi lo usa alla fine, alcuni truccatori non ne possono fare a meno, altri lo odiano, dipende, io non, su di me personalmente non lo utilizzo tantissimo, ma lo utilizzo molto quando faccio dei trucchi. È comodo perché con un unico prodotto avete più utilizzi e sicuramente va benissimo anche per bagnare i pigmenti, quindi se già lo avete potete usare tranquillamente anche quello. Kiko, vi dicevo, è uscita con una collezione e ha lanciato anche questo, che è un mixing solution nonché soluzione miscelante per ombretti in polvere libera. Allora, non vi so dire che cosa c'è dentro, che cos'è, però in realtà se lo muovo ha una pallina all'interno, quindi qualcosa deve avere. Vi metto comunque gli ingredienti nel box informazioni sia del Fix Plus che di questa qua. Se riuscite poi a vedere quali sono le differenze, magari fatemi sapere con un commento qua sotto. Credo che comunque all'interno entrambi abbiano delle sostanze che possano aiutare la resa, quindi non vi so dire benissimo la differenza tra i due. So che il Fix Plus contiene comunque dei principi rinfrescanti, ha delle sostanze, credo, vitaminiche anche all'interno. Non credo che questa di Ghico le abbia, però vi metto comunque il link nel box informazioni. Allora, gli esperti rispondono che sono consigliati i pennelli che hanno le setole sintetiche, quindi evitare i pennelli che hanno le setole naturali, in quanto stingono, nel senso che assorbono tantissimo la colorazione del pigmento, essendo una colorazione molto forte a differenza degli ombretti. Allora, inutile dirvi che Neve Cosmetics ne fa aiosa. E qua ne ho alcuni che vi volevo mostrare. Alcune di voi, in alcuni forum e comunque alcune persone affermano di trovarsi benissimo anche con le spugnette classiche che trovate all'interno degli ombretti che acquistate. Questa è la mia preferita in assoluto, ne ho varie, e ha da una parte la spugnetta e dall'altra ha il pennellino. Queste solitamente me le porto sempre quando vado in viaggio. Perché? Perché gli ombretti, una volta utilizzati, bagnati, i pigmenti, gli ombretti a polvere libera, stiamo parlando sempre di quelli, vanno tamponati, praticamente vanno pressati, dopo vi faccio vedere comunque, e poi successivamente, una volta asciutti, vanno leggermente sfumati, quindi con questo io risolvo completamente il problema. Nel caso in cui abbiate solo questo tipo di spugnette, vi consiglio di applicare con questa e andare a sfumare poi con il dito. Per quanto riguarda invece i pennelli, questi sono quelli che solitamente io utilizzo con
gli ombretti minerali o pigmenti ombretti a polvere libera. Allora, questi tre qui sono dell'ultima collezione in London di Nivea Cosmetics, ovviamente tre misure, quindi questo qua sarà più indicato per sfumare, questi qua per l'applicazione, vedete uno più grande e uno più piccolo, quindi a seconda del punto dell'occhio dove devo andare ad applicare. Sono ottimi. Ovviamente quelli a setole sintetiche hanno di buono anche il fatto che non sono peli animali e quindi si sa che non si è fatto male a nessun animale, quindi è una cosa alla quale ultimamente sto facendo, lo ammetto, un po' di più caso. Elf, credo che questi qua siano sintetici, correggetemi se sbaglio, anche con questo comunque mi trovo molto bene a angolare. L'ho preso un sacco di tempo fa e anche questo comunque mi piace molto per applicare le polveri. Questo sempre Nivea Cosmetics di una vecchia collezione per applicare l'eyeliner. Per applicare l'eyeliner in realtà il mio super preferito è questo di Zoeva, che ha una punta sottilissima ed è della linea proprio degli essenziali per i pennelli. Questo di Essence, che è stato acquistatissimo e mi piace molto, anche questo qua, eventualmente forse un po' più per andare a sfumare perché è molto grosso, e questo qua di Cosmopolitan, che ho preso in un supermercato vicino a Verona, quindi non so dirvi per esempio qua da me dove trovarlo, l'ho trovato per caso, e anche questo qua è a setole sintetiche, molto molto piatto e va benissimo. Questo qua mi piace molto anche quando devo, per quanto riguarda sempre i prodotti minerali, quindi in polvere, lo trasformo in correttore, quindi con questo vado veramente bene a stenderlo e poi ovviamente lo vado a sfumare. Per quanto riguarda poi, vabbè, sempre per i minerali, questi qui vanno benissimo, quelli a duo fibre, questi è della nuova collezione di MAC che deve ancora uscire, e questo qua va benissimo, però cioè, sono un po' grandi indubbiamente, questo sicuramente per il correttore. E per quanto riguarda i blush, visto che ne stiamo parlando, il mio preferito in assoluto è diventato questo qua per i blush minerali, che si va bene, poi ovviamente io applico facendo movimenti rotatori e poi vado a sfumare un po' con il dito in modo da uniformare il colorito e far sì che comunque non ci siano troppi stacchi o non sia troppo intenso. Questi erano i pennelli, adesso vi faccio vedere l'applicazione asciutta e l'applicazione bagnata, quindi metodo classico e metodo diciamo bagnato, e poi c'è l'utilizzo comunque di poterlo utilizzare come eyeliner, quindi trasformare il pigmento. Avrete notato che io sono già truccata, quindi volevo farvi proprio la dimostrazione su un trucco che ho già, e per farlo utilizzerò questo che è in assoluto il mio pigmento preferito, che è di Inglot e si chiama, è il numero 84 ed è un bellissimo colore che visto così sembra rossiccio, però in realtà tende al verde e all'oro. È bellissimo, tutte le volte che lo indosso tutti mi chiedono e mi dicono che bello, che cos'è, quindi è bello. Allora, ci sono due metodi anche qua: o si applica un po', cioè si spruzza un po' di prodotto, che sia acqua termale, quello che volete, all'interno del tappo, si mette il pigmento e si lavora e poi si va, che è quello che solitamente preferisco, oppure vado direttamente a bagnare il mio pennello e prelevo il pigmento. Quello che io vi suggerisco è comunque di andare a lavorare prima di fare l'applicazione diretta un po' il pigmento sulla mano o su una tavolozza, come preferite, in modo da vedere anche la resa, se il pennello è troppo asciutto, se lo dovete bagnare ancora, se fa troppi grumi, dovete aggiungere un po' di liquido e via dicendo. Quindi fate una cosa un po' graduale prima di andare direttamente sull'occhio. L'altro consiglio che vi do, e questo vale sia che usiate i pigmenti bagnati sia che li usiate asciutti, è di applicare abbondante cipria sotto l'occhio. Quindi adesso andiamo a fare prima quello e poi passiamo all'applicazione. Applicata la cipria, procedo con l'applicazione.
In questo caso ho voluto dare un punto luce semplicemente nella parte interna del trucco che già indossavo. Aspetto che si asciughi e poi vado a sfumare un pochino nei contorni in modo che non ci sia un distacco troppo netto. Quando sentite sulla palpebra che si è un po' asciugato il tutto, con un pennello vado a sfumare i bordi. Quando ho finito di sfumare ed ho ottenuto l'effetto desiderato, con il pennello scopetta, come lo chiamo io, una piccola parentesi, Elena, è questo quello che dicevi, credo, e vado a spazzare via il fondotinta, la cipria comunque che avevo applicato polverosa per far sì che non aderisse il pigmento scuro. Questo è l'effetto, vedete che comunque se anche sono cadute delle particelle, poi le abbiamo spazzate via. E vi faccio vedere ora in una foto la differenza tra l'applicazione asciutta e l'applicazione bagnata. Come potrete notare dalla foto, l'applicazione è ben diversa e si può notare già da una foto, e l'applicazione asciutta è sicuramente più tenue, invece l'intensità del colore aumenta con l'applicazione bagnata. Ci sarebbe un procedimento più lungo che è quello di sciogliere a bagnomaria un burro cacao che magari non ci piace, quindi depottarlo, scioglierlo, mescolarlo al pigmento e reinserirlo nell'applicatore, farlo raddensare e quindi poi si può utilizzare. Io avevo fatto una prova con un burro cacao che non mi piaceva assolutamente per il colore che aveva e ne era rimasto poco, ho voluto fare la prova, però l'ho finito, l'ho anche buttato già via. Penso che magari se vi può piacere l'idea vi faccio vedere come realizzarlo, tanto ne ho di burro cacao, avete visto. E adesso invece vi volevo mostrare la cosa più semplice, che è quella di trasformare un normalissimo lucida labbra che non ha colore, quindi trasparente, e renderlo magari un pochino più particolareggiato. Se avete un pigmento che vi piace particolarmente, lo andate quindi a trasformare in lucida labbra. Io a mia disposizione qui ne ho tre, utilizzerò questo in realtà sarebbe la versione super glitterata, non mi va adesso di farla, e questa qua sarebbe una base, che però è trasparente, non è come quella di Kiko che va leggermente a colorare. Questo invece è completamente trasparente, io ora non ho tavolette dove fare il tutto, quindi lo farò direttamente sulla mano. Lo so, non è molto professionale, ma non fa niente, tanto siamo tra di noi. I colori più belli da realizzare solitamente sono quelli che tendono ai toni nude e che sono anche forse i più difficili da trovare. Oggi però volevo farvi la dimostrazione con questo qui che è il nuovo blush che si chiama Swinging London della collezione In London di Neve Cosmetics. Eccolo qua, è uscito un bellissimo rosso ciliegia e ora lo indosso. Questo è l'effetto finale. L'altra dimostrazione che vorrei farvi è quella di trasformare girasole di Neve Cosmetics in un in eyeliner. Lavoro il prodotto sulla mano. Ho voluto fare un effetto abbastanza a contrasto con il trucco che avevo già sotto. Se poi vedete che viene un po' troppo rispetto ai vostri gusti, potete andare ad applicare una seconda riga e quindi andare magari ad illuminare un pochino. L'utilizzo per quanto riguarda i pigmenti con uno smalto è semplicissimo, è molto simile al video che vi ho messo per il gloss. Volevo mostrarvi ora qualche colore o qualche pigmento che preferisco. Gli ultimi due arrivati sono questi qui, che sono quelli di Kiko. Questo è un color ciclamino particolarmente iridescente, lo 03, il numero 15 è un rosso fucsia, abbastanza particolare perché una volta steso è molto bello. Ecco, ho questa mini jar che mi è stata regalata in prova, è il famosissimo Vanilla che utilizzo molto spesso per schiarire degli ombretti molto scuri, per fare l'highlighter o comunque anche per lavorarlo con altri colori verso il contorno.
condotto lacrimale. Questo Dinglot in assoluto rimane il mio preferito, vi ho detto che è il numero 84 e ha dei bellissimi riflessi perché non è proprio definito come colore. Tra i miei preferiti, quelli nuovi, c'è il... ma perché non so l'inglese? Camden Town, è un bellissimo blu pieno di riflessi della collezione in London di Neve Makeup. E vabbè, Dragon di sempre Neve Makeup è molto bello. E poi Disgelo, che è uno dei miei preferiti, e questo veramente vi fa impazzire perché vi riempie di brillantini. La soluzione ai brillantini sapete qual è? Scotch di carta, quindi quello tipo da vetro, non so spiegarvi, quello che non rovina i muri, lo passate leggermente sul viso e poi vi date un'altra passata eventualmente di fondotinta. Se avete qualche suggerimento vi prego di lasciarmi un messaggio qua sotto, magari qualcosa che mi è sfuggito, qualcosa da aggiungere, e quindi insomma spero di avervi aiutato nell'utilizzo di questi di queste polveri libere che sono sempre più vendute anche qua da noi in Italia. Vi mando un bacio e ci vediamo presto.